La cupola costruita dall'architetto Valadier nel Settecento, crollata sotto le scosse dell'aprile 2009 davanti alle telecamere di testate internazionali accorse nel cuore della città distrutta, è diventata il simbolo del sisma di 9 anni fa. Oggi la restituzione alla città della cupola e della facciata della Chiesa del Suffragio con la visita dell'ambasciatore francese Christian Massé. Il restauro di una delle chiese più importanti dell'Aquila è stato condiviso da Francia e Italia e avviato nel febbraio del 2014 sotto la gestione del segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo, portando così a compimento un percorso di cooperazione che ha previsto un sostegno finanziario da parte della Francia di 3.250.000 euro. La ricostruzione della cupola e la facciata riscoperti oggi sono l'assaggio di quello che sarà il momento più atteso, la riconsegna del monumento alla sua funzione e alla città, attesa entro la fine dell'anno. La Francia è uno dei pochi stati che ha accolto l'appello dell'ex premier Silvio Berlusconi a sottoscrivere una sorta di lista di nozze per il recupero dei beni storici e culturali danneggiati dal terremoto. Nel 2009 io ero al vertice dell'Aquila perché mi occupavo appunto del G8 e del G20 e quindi sono venuto e mi ricordo molto bene questo periodo. È un impegno significativo, ma che era proprio all'altezza di questo gesto di solidarietà che volevamo fare nei confronti dell'Aquila, perché che è un gioiello del patrimonio dell'Italia e dell'Europa, e anche era un gesto di solidarietà ovviamente per il popolo italiano. E quindi sì, più di 3 milioni di euro, è stato un impegno forte e anche è stato anche un lavoro condiviso, perché veramente è stato un lavoro di squadra. Una conquista, ha detto il vescovo Giuseppe Petrocchi, di due paesi amici che hanno lavorato fianco a fianco. E questo monumento si coniuga con la città in modo stretto e quindi non si può fare un restauro senza tenere presente l'anima di questa nostra gente.